Tisano Reika 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisano Reika 2. I prodotti Tisano Reika 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisano Reika 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisano Reika 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino Turbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Un'indagine complessa è durata quasi 6 mesi. Siamo arrivati appunto all'irrogazione di queste misure cautelari a seguito di una serie di indagini partite dopo il ritrovamento dell'autovettura usata per questa rapina. Da lì sono partiti degli accertamenti che dall'intestatario dell'autovettura che aveva patito il furto alcuni giorni precedenti, e grazie anche alle attività investigative poste in essere dalle stazioni carabinieri di Sant'Angelo in Vado e Urbania, abbiamo individuato una stretta cerchia di soggetti che poi, insomma, andando a stringere, abbiamo trovato implicati a vario titolo appunto nella consumazione di questo efferato delitto. Un bottino magro di 560 euro, se pensiamo che comunque la cassaforte dell'ufficio postale deteneva valori ben più alti, poiché in quella giornata venivano pagate le pensioni, ed era probabilmente il motivo per il quale i soggetti avevano deciso di attaccare quell'ufficio postale in quel giorno e quella determinata ora. Diciamo, a salvare l'ufficio postale da un danno patrimoniale certamente più grave è stata la procedura temporizzata di apertura della cassaforte, che dura circa 15 minuti e che appunto non ha dato loro il tempo di aspettare all'interno dell'ufficio postale, anche perché chiaramente era pieno di avventori, di clienti, continuavano ad entrare e a un certo punto i soggetti si sono visti alle strette, non hanno aspettato i 15 minuti appunto passati i quali poi la cassaforte si è effettivamente aperta, ma fortunatamente i soggetti erano già spariti. Conosciuti nel territorio, imperversavano tra Sant'Angelo in Vado ed Urbania ponendo in essere una serie di comportamenti che destavano particolare allarme sociale. Erano conosciuti anche per alcuni per gli alias che abbiamo fornito nel corso della conferenza, e sicuramente possiamo dire che questa esecuzione in qualche modo può tranquillizzare la comunità locale nell'aver assicurato almeno ai successivi accertamenti che la giustizia vorrà fare adesso questi sei soggetti.